Mi bruci per ciò che predico, è una fine che non mi merito. Ma non genere la verità, perché sono il tuo sogno eretico. Io sono il tuo sogno eretico. Io sono il tuo sogno eretico. Io sono il tuo sogno eretico. Ammettilo, sono il tuo sogno eretico. Presentiamo oggi questa conferenza stampa che, con la quale presentiamo un'iniziativa che si terrà avviato dal 25 al 27 settembre, Eretico Futuro, è l'anteprima della Biennale dell'Eresia, ideata e coordinata prevalentemente da Michele Mezza e organizzata da Social Fab Lab insieme agli enti territoriali. Il Comune di Orvieto, che ha dato un grande contributo, c'è qui con noi Cristina Croce, che è il vice sindaco, e la Regione dell'Umbria e la provincia di Terni. Sono previste, oltre alle attività più legate all'idea dell'eresia, intesa come l'eresia dell'algoritmo, dell'innovazione, anche altri interventi in campo culturale. Si terrà un incontro promosso da Gianluca Foresi ed altri artisti ed intellettuali sull'eresia e l'arte, e ospiteremo un club di pittrici molto brave che hanno prodotto apposta per noi delle opere e tante altre cose. La tratta dei bimbi come cresce, cresce in tutto il clero, ma nessuno ne parla, il 1004 non ne hanno zero, ed ora mi impiccano, mi appiccano come un bengala a capodanno. Questa biennale in realtà è un'anteprima. Noi presentiamo un progetto che avrà una sua cadenza regolare, biennale appunto, dal prossimo anno. L'obiettivo è, più che parlare di eresia, o meglio, tramite un censimento delle eresie, cercare di capire quali siano le idee forti che oggi sono sulla scena, perché in realtà ci stiamo accorgendo che abbiamo una rarefazione degli eretici, perché c'è una fragilità dei grandi pensieri forti, cioè delle ortodossie. Per cui il ragionamento che faremo sarà un ragionamento binario su due livelli, l'abbiamo cadenzato su tre grandi categorie: l'eresia delle decisioni, l'eresia della produzione, l'eresia della bellezza, che sono, secondo noi, i tre grandi filoni su cui si stanno riorganizzando le relazioni sociali. L'eresia delle decisioni fa parte di tutto quel sistema istituzionale politico che sta cercando di ritrovare un mandolo della matassa dopo lo tsunami di questi ultimi 30 anni, che ha sconvolto le categorie di base, il partito, le grandi organizzazioni di massa, eccetera, eccetera. L'eresia della produzione, che a nostro parere è la matrice di tutto lo scompaginamento, cioè la sostituzione di un'economia basata sul lavoro con un'economia basata sul sapere, e l'eresia della bellezza, dove cercheremo in particolare di dare uno sbocco concreto, trovando un linguaggio che permetta a organizzazioni, a strutture, a territori come l'Umbria, ed è il motivo per cui questa iniziativa si fa in Umbria, di parlare al mondo tramite proprio il linguaggio della bellezza. Questo verrà fatto con una serie di personaggi che non sono eretici, ma sono interlocutori di eresie. E poi via via avremo imprenditori, innovatori, tecnologi e soprattutto grandi figure di creatori di idee, che saranno eretiche o meno, verranno valutate, perché accanto al dibattito di base c'è una corona di iniziative collaterali. Ecco, questi sono alcuni esempi, un carotaggio di che cosa vogliamo avviare, che reazione a catena vogliamo avviare con la Biennale dell'Eresia. A Orvieto, e così mi do il testimone al titolare, padrone di casa, che è il vice sindaco di Orvieto, a nome di una città che è stata culla di grandi eresie, però al tempo stesso anche di grandi ortodossie. Per cui su questo terreno binario, questa alternanza di pensieri, Orvieto è un incubatore.
e dove tra l'altro noi avremo due grandi testimonial di un passato eretico che cercheremo di coniugare, avremo due esempi reali dei pensieri eretici del passato, Giordano Bruno, di cui presenteremo il codice di Naroff, è la prima volta in Italia che viene presentato in riproduzione digitale quello che è l'unico manoscritto autografo del Granolano, e poi Galileo Galilei che ha un dietro re di casa con il Sidereus Nuncius, una delle tre copie originali che è conservata a un dietro. La città di Orvieto, che sono qui a rappresentare, è lieta di ospitare questo evento, un evento particolarmente innovativo sia nella sostanza che nella forma. L'amministrazione comunale supporta con entusiasmo questo evento, sia mettendo a disposizione le location più significative della città, sia proprio partecipando in prima persona a quelle che saranno le attività di pensiero, di approfondimento che necessariamente un'iniziativa di questo tipo ci insegna, diciamo, e ci aiuta ad approfondire. Sarà un vero e proprio punto di partenza, vorrei dire un laboratorio nel quale verranno appunto messe in evidenza quelle che possono essere le innovazioni, appunto consapevoli anche che i pensatori innovatori, coloro che hanno pensato in maniera innovativa, sono stati sempre bollati, no? In qualche maniera come eretici, e consapevoli anche che quanto più sapremo spingerci al di là degli schemi, al di là del precostituito, osare, disobbedire, beh, tanto più sapremo essere i protagonisti del cambiamento che sicuramente vogliamo vedere. È un evento al quale parteciperanno vari soggetti a diversi livelli e soprattutto ed anche vorrei dire i giovani e le scuole. È un evento che Orvieto appunto è lieta di avere, e come diceva il giornalista appunto Michele Mezza, Orvieto è un luogo in cui da sempre, diciamo, c'è vivacità intellettuale, in cui da sempre c'è una terra di sperimentazioni al di là di quelli che sono i riferimenti storici che lo stesso Michele Mezza, al quale si riferiva Michele Mezza, è una terra che sicuramente vogliamo trasformare in un serbatoio di opportunità e bene quindi iniziative di questo tipo. Valentino, quando ci ha coinvolto, ci ha detto immaginate qualcosa per la Biennale dell'Eresia, e noi abbiamo preso atto delle tre categorie che sono state definite, abbiamo ragionato il fatto che potesse esserci anche uno spazio aperto ad altro, appunto. Oltre con le categorie ci sembrava necessario riflettere sulle resine del gusto, ad esempio, e che è il concetto sul quale rifletteremo appunto nelle nostre attività. Tornando a Cuoco Custode, Cuoco Custode è quel cuoco che attraverso il proprio atto della cucinazione stabilisce una relazione spaziale e temporanea con il proprio territorio. Quindi non solo definisce e recupera i prodotti di territorio nella propria attività, ma recupera quei prodotti che sono stati dimenticati dal tempo, no? E li inserisce nuovamente all'interno dei processi culturali ed economici. Quindi all'interno di Eretico Futuro, nel giornale del 25 e del 26, presenteremo alcuni risultati in due incontri. Nel primo saranno riflettute attraverso la presenza di numerose personalità l'evoluzione del tipico nella prospettiva della cucina come arte, anche perché del rinnovamento che la teoria definiva possibile dei sistemi, la trasformazione dei linguaggi era funzione. Volevo che gli uomini capissero che la natura aveva donato loro gli occhi per ammirare le sue opere, ma anche un intelletto affinché potessero comprenderle. Il vantaggio di Orvieto è aprire una breccia, una via d'uscita ad Orvieto per chi vuole intraprendere, per i creativi, per i giovani pieni di buona volontà. Oggi non ci sono prospettive perché
la situazione del paese è quella che è, ovviamente pensa anche ad Orvieto. Ad Orvieto c'è un aggravante perché c'è una situazione economica, di bilancio, delle amministrazioni pesante, ereditata dal passato, quindi le pubbliche amministrazioni non hanno margini di manovra, per cui non ci sono le opportunità. L'unica strada da battere è quella della creatività. Con questa iniziativa, come altre che si stanno facendo a Orvieto, si cerca di dare ai nostri ragazzi, soprattutto ai giovani e a tutti quelli che hanno voglia di fare qualcosa, un messaggio, e cioè che si può rompere lo stato di cose presente. Chi campa di rendita, apparati economici, ceti sociali che tengono prigioniera la città, per cui non si può mai fare niente. Sono 4-5 persone, 4-5 aggregazioni che tengono tutto fermo. Con questa iniziativa si vuol dire che si può fare qualcosa anche da soli, anche facendo leva sulla propria cultura, iniziativa. Questo è il senso. E se verrà raccolto, ovviamente, questo come altre tante iniziative, perché non è l'unica, ce ne sono molte altre, che fortunatamente l'amministrazione comunale sta coltivando, può iniziare una storia nuova. L'iniziativa vuole dare un significato diverso alla parola eresia. Eresia significa saper andare al di là degli schemi e delle cose già precostituite e preconcette. Significa innovare, significa sapersi mettere in gioco e sapersi spingere oltre, come dicevo, il precostituito. Soltanto così i nostri giovani riusciranno a diventare i protagonisti del cambiamento che loro stessi vogliono vedere. Soltanto cercando di andare al di là di uno stato di fatto, di cose già precostituito. Quindi niente a che vedere chiaramente con il concetto di eresia di carattere religioso. Ma la scelta dell'Umbria, in particolare di Orvieto, risponde a due ordini di motivi. Il primo, perché l'Umbria, Orvieto, è territorio di tolleranza, ma è stato anche territorio di grandi conflitti nel passato, di grandi scorrerie, di grandi guerre, di grandi contrapposizioni di pensieri e di poteri. Oggi l'Umbria e l'Orvieto sono, forse per una legge del contrappasso, terra di grande tolleranza, di grande accoglienza, di grande integrazione sociale. Ecco, questi due elementi, la tolleranza e il conflitto che noi vediamo intrecciati, sono i requisiti essenziali dell'eresia, cioè di un pensiero programmaticamente disubbidiente alle regole vigenti e capace di produrre innovazione e creatività. Questo è il progetto. Ultimo tema, noi proponiamo all'Umbria di avere un linguaggio, un media particolare, che è la bellezza non come valore etereo, astratto, ma come strumento per parlare al mondo. L'Umbria l'ha fatto, lo può fare meglio. Ad Orvieto si parlerà di fabbricazione, di digitale e di scuole, quindi anche il mondo della Fondazione Mondo Digitale, che lavora con le scuole di tutta Italia per insegnare ai giovani di tutte le età quali sono le professioni del futuro e perché il digitale può aiutarli a costruire il loro futuro. Saremo ad Orvieto il 25 e 26 settembre con laboratori di robotica, di coding, di fabbricazione e inaugureremo anche un nuovo laboratorio che stiamo facendo adesso alla Palestra dell'Innovazione di Roma, che è questo luogo dedicato all'innovazione a 360 gradi. Vogliamo portare un pezzetto della nostra palestra anche ad Orvieto e farla conoscere anche alle scuole del territorio. Mi bruci per ciò che predico, è una fine che non mi merito, ma non genere la verità, perché sono